Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti sul mio canale se non mi avete mai visto. Io sono Jules e oggi siamo qui con un altro episodio di The Last of Us. Niente, parte 1. Siamo rimasti che abbiamo incontrato Harry e Sam, che sono altri due fuggitivi in questa città piena di cacciatori. E ci siamo messi d'accordo che proveremo a scappare, siamo già di notte, proveremo ad attraversare questa specie di cancello, questo ponte, gate, vabbè, avete capito. E a cui stanno facendo la guardia i cacciatori per tentare di scappare e raggiungere un punto d'incontro che è una torre radio militare abbandonata dove si dovrebbero incontrare il gruppo di Harry e Sam. E perché anche loro stanno cercando le luci, quindi in teoria dovrebbe essere un'opzione abbastanza buona per Ellie e Joel. Quindi procediamo. Siamo vicini, ok? Vediamo se si trova Ci hai già qualcosa. provato? Rassicurante. Rilassati, vecchio. Spero che tu conosca la strada. Ci hai già provato? Sì, rassicurante. Qua c'è qualcosa. Un po' di attrezzi, vabbè. Questo è bello. Tipo quello di Tony Stark. Quello di Tony Stark è più figo, però vabbè. Ok. Sopra dove si va? Oh, da nessuna parte. Si scende parecchio, eh. Ricordo poco di sta parte in realtà, quindi. Oops. Ok, no, questo. Ricordavo solo che Cerchiamo di fare bisogna fuori senza uccidere fare sti troppo due. rumore. Ehi, ti seguo. Ehi, bene. Come va? Cerco di restare al caldo. Come va là fuori? Cerco di Abbiamo restare eliminato qualche al caldo. infetto. Come cavolo parlano alcuni di questi? Vediamo qua. Non posso fare i medikit ancora. Un esplosivo posso farlo, però. Ok, scusa, Ellie. Abbiamo un po' di colpi. Almeno così siamo messi Ehi, hey, hai bene. sentito? Un clicker. Sì, lo sento, ma non vedo niente. Clicker. What? Ok, dobbiamo evitare quella luce. Aspetta, eccolo, laggiù. Oh! Uccidetelo, fate qualcosa di utile. A me sembra ancora vivo. Adesso è morto. Ma che cazzo? Vabbè. Quando arriva questo di qua, prova a farlo fuori. Il problema è far fuori quello lassù. Siamo stati buio, bene o male, non mi vede. Ok.
Devo riuscire a prendere quel tizio. Chiamo qua giù, la ventaglia. Porco cazzo. No, gli ho spento il generatore, meglio ancora. Ora sei mio bastardo. Merda, ci hanno individuato. Trova qualcosa per nasconderti. Lanciata! Copriti, ti muovo. Sciavalo! Sono stufa di andare a... Ehi, come va? Cerco di restare al caldo. Come va la festa? Prezi, ok, andiamo. Aspetta. Guarda là sotto. Prova qualcosa per nasconderti. Bene, ce l'abbiamo fatta. Yeehaw. Harry, dammi una mano. Ok, pronto. Ok. No. Sono qua giù. Oh, cazzo! Via, 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 via. Centro. Ho già fatto. Davanti, okay. Andiamo. Tieni gli occhi aperti, non è ancora finita. Ok. Ok, controlla. A posto. Sam, andiamo. Su, ragazzo, vai. Ci sei? Coraggio! Merda! Adesso sto vecchioni ci mollano. Vai lì! Vai! Ok, tiriamolo su! Mi dispiace. Andiamo! Cosa? No! Che stronzate! Ehi, ora! Affanculo, Harry! Merda! Restiamo insieme! Andiamo, andiamo! Grandelli! Andiamo, andiamo, andiamo! Andiamo! Andiamo, andiamo, andiamo. Non ricordo niente di come si esce da qui. Accidenti.
almeno un po' di salute l'ho recuperata. L'ho recuperata. Stramorto Joel. Oh. Ehi, turista! Oh. Ehi, tu cosa? Corriamo, corriamo, corriamo. Ma cavolo! È che sono bassissima di salute. Li abbiamo trovati. Dividetevi, potrebbero passare di qui. Forza, ci sono due modi. No, cazzo! Oh, cazzo, non uccidermi, pezzo di merda! Sì che pezzo! Joel! Sì? Era un pelo davvero. Fammi vedere un po'. Oh, grazie. Ero messa veramente male. Ok. Ponte, andiamo. Oh, cazzo, ok. No, pensavo ci mettesse una vita. No, no, no. Colpi hai ancora? Ci uccideranno! Abbiamo forse altra scelta? Saltiamo! No, no, è troppo alto, non sai nuotare. Ti aiuto a salire e corri di là. Merda! Oddio! Mi terrai a galla! A lei! Non abbiamo tempo! A lei! Andiamo! Ehi, tu. Siamo vivi. Okay. Visto? Che ti ha detto, eh? Sta bene. Va tutto bene. Sai, è Sam che vi ha visto. Avete tirato su un bel po' d'acqua quando... Ma che cazzo fai? Ehi, no! Harry! Tutto okay. Stai indietro, tu! Ehi. È incazzato, ma non farà niente. E sei proprio sicuro? Basta! Joel! Ci ha lasciati là fuori a morire. No. Era probabile ce la faceste. Ed è stato così. Ma fossi tornato per voi, avrei messo in pericolo lui. Stai indietro.
Se è stato il contrario, sareste tornati per noi. Ti ho salvato. Ha salvato anche me. Saremmo annegati. Tranquillo, piccoletto. Tutto ok. E per quanto valga, sono felice che vi abbia visti. La torre radio è dall'altra parte della scogliera. Ok? Il posto è pieno di provviste. Le d'infetti. Sarete felici di non avermi ucciso. Ehi, cerchiamo in questa zona. Vediamo cosa troviamo. Beh, è stato intenso. Stai bene? Sì. Troviamo quella torre radio. Uffa, sta parte. Ehi, magari in quella barca laggiù c'è qualcosa. Vabbè, abbiamo superato la città. Grazie al cielo. Gli occhi aperti. Ci avevo già pensato. Anche se in realtà non abbiamo ancora scampata del tutto. Gli piacerebbe. Cosa? Un fumetto. Beh, quando è in acqua la questione è diversa. Tutto. Ehi, Ellie! Mi sa che abbiamo trovato qualcosa. Andiamo a vedere cos'è. Sì, però, Sam, a te piace Ellie, ma Ellie è dell'altra sponda, non so. Scommetto che arriva fin dall'altra parte. È dell'altra sponda, quindi... Dammi una mano con questa. Non ci spererei troppo. Ok, insieme. Forza. Facciamolo. Ok, dai ragazzi, via. Ok, andiamo. Dai, entrate. Ehi, fuori le torce. Sam, resta. Qualcuno sta imparando finalmente. Grandioso. Zoe, dovremmo guardare qua. Ok, guardiamo da qui. Vediamo Ellie. Non mi piace. No, neanche a me piace tanto. Se riesci ad aprirla, striscio dentro e sblocco la porta. Oh, cavolo, che razzo enorme! Qua. Grazie Ellie. Pensi che 50, wow. Beh, non lo so. Dovremmo vedere come vanno le cose. Fammi dare un attimo. Salute massima, yes. Ok.
Ok, niente, di qua non c'è nient'altro. Ehi, di qua! Andiamo dall'altra parte! Qui! Mamma nos! Best. Ah, qua dobbiamo prendere. Il fatto possiamo che lì non qui. Sa nuotare è abbastanza seccante. Non c'è modo di arrivarci. Non sa nuotare. Allora siamo in due. Anche lui. Ehi, forse ci porterà da qualche parte. È incastrata. Ehi, questo affare è su una specie di binario. Forse possiamo usarlo in qualche modo. Harry, fai una prova. Ok. Ci siamo. Sì. Vado a vedere. Tieni gli occhi. Tieni gli occhi. Boh. Fino a qui arriviamo. Vabbè, fa di provviste. Non fanno mai male. Ehi, ti ho detto di stare in piedi. Clicker. Ho davvero voglia di affrontare un clicker per niente. Merda. Ce n'è un altro. Cioè, più che altro per gli per i miglioramenti delle armi che e per gli artefatti se stai facendo la collezione. Torniamo di là. Sì! Sì! Certo. Andiamo, Ellie. No, oh, ecco fatto. Astuto. Non vedo l'ora di uscire da qui. Ok, vediamo se il generatore è al freddo. Tentarlo nuovo. Sì, ma io come ci arrivo lì? Non ci credo, ha funzionato davvero. Già, ma non portare sfiga.
riprende Harry? Diamoci una mossa. Ok. La sonora. Una che? È una specie di allarme. Io non sento niente. Qualcuno viveva qui. Ma non più, a quanto pare. Chi viverebbe qui dentro? Qualcuno che credeva di poter tenere al sicuro. Una nuova pistola è viva. Shorty. Manuale. Fantastico. Ellie, non... Rilassati. Ehi, Sam, stai tra quei pali laggiù. Ok. Pronto? Ok, vai. Pensi di startene lì? Scusa. Oh. Sì. Ellie, hai visto? Senza far rumore. Sì. Siamo in una situazione abbastanza delicata e voi fate rumore così. Ragazzi. Flicker. Beh, ora sappiamo che è successo a questa gente. Visto che c'era un clicker, direi che hanno fatto una brutta fine da tempo. Continuiamo ad avanzare. Speriamo solo che non ce ne siano altri. Lo so, è improbabile. Voi non state molto bene. Qua dietro invece cosa c'è? Da qui non si può uscire, quindi... Ehi, forse da lì sì. Sam, torna indietro! Sam! Ops. Sì, tutto ok. Sono stato io. Ho fatto scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. Che situazione. Sì. Lo so, come ogni volta. Cosa? Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori di qui. Sam, stagli vicino. Harry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! Cavolo. Ma quanti cliccheranno di là? Ok, sì, non ricordo sì, so. Bene com'è la situazione di qua, okay, ma ragazzi, spero che non di non essere messa così male. Qui. D'accordo? Oh, stalker. Esatto.
Ecco questo intendevo. Arriva silenziosissimo. Cioè arriva e non fa neanche... Infetti! Vabbè, sai che ti dico? Io corro. Io corro. Perché questo è il mio metodo. E finora ha funzionato abbastanza bene. Muoviti! Dio, che ansia, che ansia, che ansia. Una Molotov, ok, grazie del regalino. Adesso siamo nei guai. Merda, è bloccata. Fammi scaletta, posso uscire da quella finestra. Aprila dall'altro lato. Fai in fretta. Ehi, forza, Sam. Non devi restare qui. E tu? Starò bene. Forza, vai. Un fucile che abbia più colpi. 4. Pronti? Oh. Ci siamo. Qui! No. Andiamo!
aria fresca. Già. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Grazie dell'avvertimento sull'altro lato. E dov'è questa torre? Ci siamo. Forza, andiamo. Dobbiamo passare ancora una città piena di infetti e cacciatori e poi ce la facciamo. Ehi, hey, come stai, piccoletto? Sono mancato poco, eh? Già. Ehi, guarda là. Già. Che ti avevo detto, eh? Troviamo il modo di arrivarci. E tu come te la stai cavando? Normale amministrazione. Un vergonè non l'ho fatto più. Già. Com'era questo posto senza l'infetti? Non riesco a... È stato molto emozionante. Oh, sì. Un sacco. Come siete finiti insieme? Oh, guarda queste due. Io... Una mia amica, Marlene, gli ha chiesto di portarmi dalle luci. Andate d'accordo, no? Sì, beh... Ora lo comando a bacchetta. Vero, Joel? Era da fargli una foto, cavolo. Direi che non c'è altro, possiamo andare. Henry. Vabbè. Ok, questi ci sparano a vista, ma non credo che ci sia più nessuno qua dentro. Io sparo a vista. Sembra tutta gente ospitale. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Come corre? Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? Oh, cagnolini. Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Che cos'è questo? Oh, è un camioncino dei gelati. Un camioncino dei gelati? Già, me l'ha detto Henry. Vendevano il gelato direttamente dal camion. Cosa? Affidati, Joel. È vero. Questo affare metteva una musichetta inquietante a tutto volume. I ragazzini uscivano di casa per comprare il gelato. Mi state prendendo per il culo? No, sono serio. Cavolo, erano tempi strani. Te l'avevo detto. Nessun altra fame. Il momento di tranquillità qui è bellissimo. Quando arriviamo alla torre radio, se ne vanno tranquilli in giro. Parlano dei carretti al gelato che giravano prima dell'outbreak dei... Ellie che non ci crede e chiede conferma a Joel. A Ellie piacerebbe. Ma dagliali, cavolo. Non dire le piacerebbe e poi te li tieni. Cavolo, no. Aspetta. Fammi vedere tra tutte le cose che ho appena
Non ho la combination. E la voglio. Scatola di fiammiferi 8, 21, 36. Ok. Thank you. Ehi, hey Sam. Attento. Sì, ok. Sì, prima io. Dai, andiamo avanti. Dobbiamo andare di qua. E sappiamo che troveremo molta gente. Oh, giù! C'è chi di cazzo? Hai visto da dove? Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro e vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi, attenzione. Ok. Vediamo un po'. Sta parte mi aveva fatto impazzire abbastanza. Dove credi di andare? Vedo ancora i vostri culi. Ah, cazzo. Tu coprimi. Prendetelo, ragazzi. Aggira il bastardo! Occhio! Dove siete finiti, brutti cacazzotto? Ti ridurrò in cenere! Guardami le spalle! Torna nel buco di fuoco con il terreno! Vediamo se c'è un passaggio da dietro. E come se c'è? Ok. Corro su. E voilà. Ah no, questo è Harry. Jules, modalità cecchino attivata. Forza, ragazzi. Oh, non ne sta mancando uno. Oh, la testa.
Porca ah no, oddio, puttana. Ho tentato di sparare a Sam. Aspetta, questo stronzo sta arrivando a me. Preso. Ehi, tu e il tuo cavolo di carro armato. No. Coraggio, Harry. Pensavi di sfuggirti? Siamo poi esci. Merda. No. Aspetta, adesso ti sparo. Cazzo! Oh, è stata tosta! Stai bene, Sam? Sì, tutto ok. Grazie, Joel. Guarda qua. Non è finita ancora. Ah, bene, ce l'abbiamo fatta. Gli infetti... Dobbiamo muoverci. Bene. Sam! Harry! Sam, stai bene? Sì, sto bene. Sicuro? Ho detto che sto bene. Forza, dai! Muoviamoci! Corri. Pieno. Stai bene? Sono ancora qui. Siete dritti? No, tutto ok. Ok. Prima di lasciare questo posto. Andiamo. Su, forza. Ma smettila, dai. No, sono serio. Era il compleanno di Tommy. Tutto quello che voleva fare era affittare due Harley e attraversare il paese. Ah, amico, morirei felice se potessi fare anche solo il giro del palazzo. E com'era? Era bella, molto bella. Bella? Ma lo senti? Dai, amico, voglio i dettagli. Descrivila. Sapete cosa? Voi due avete bisogno di privacy. No, Ellie. Senti, non si tratta di una moto qualunque, ok? Quando sali su quel bolide, senti il motore. È indescrivibile. Ah, sì? E come lo sai? L'ho visto nei miei sogni. Brum, 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 brum. Ok. Credo che non verrà nessuno del nostro gruppo. Già. Mi sa anche a me. E ora la parte più difficile. Spiegarlo a Sam. Beh, si può dire che quei due hanno fatto amicizia. Tu che fai? Archivio tutto il cibo che abbiamo trovato oggi.
Capisco. E come siamo messi a pesche sciroppate? Ti ha mandato Henry? No. Perché avrebbe dovuto? Per controllare che non faccia cazzate. Direi che ce la siamo cavata bene oggi. Soprattutto tu. E va tutto bene? No. Sì, tutto a posto. Ok. Allora... Buonanotte. Come fai a non avere mai paura? Chi dice che non ce l'ho? Cosa ti spaventa? Vediamo... Gli scorpioni sono spaventosi. Rimanere da sola. Ho paura di restare sola. E tu invece? Quei cosi là fuori. E se le persone fossero ancora dentro? Se fossero intrappolate e non avessero il controllo del corpo? Ho paura che succeda anche a me. Ok. Per prima cosa, siamo una squadra, ok? E ci aiuteremo. E poi... Potrebbero sembrare persone, ma quello che erano non è più lì dentro. Harry dice che hanno voltato pagina. Che sono con le loro famiglie. Come in paradiso. Credi che sia così? Un po' sì e un po' no. Intanto, mi piacerebbe crederci. Ma non ci credi? No, non proprio. Già, nemmeno io. Oh! Con questi discorsi seri, quasi dimenticavo. Tieni. Se non sa che esiste, non può portarlo via. E qua l'avevamo visto che l'aveva... Ok, visto. Sono esausta. Se si presta attenzione si sa che Ellie lo ruba e per prenderlo e darglielo lui. Ma a lui ormai non importa più perché... Adesso finisce la cinematica e poi concludiamo l'episodio di oggi. Cavolo! È buon profumo. Buongiorno. Dov'è Sam? L'ho lasciato dormire per una volta. Ah. Beh, se vuoi che ci raggiunga, puoi andare a svegliarlo. Ok. Sam? È già troppo tardi per lui. Sam! Oh, che diavolo! Merda, si trasforma! È mio fratello, cazzo! Fanculo! Merda! Ellie, stai bene? Oh mio Dio! Sam! Oh no! Sam! Harry! Ellie, stai qui! Harry! Harry, che cosa hai fatto? Ora dammi quella pistola, ok? Ok, 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 piano. È colpa tua! Non è colpa di nessuno, Harry! È tutta colpa tua! Harry! Harry, no! Oh mio Dio! E così anche Harry e Sam se ne vanno. Siamo in autunno. Ma andremo avanti nel prossimo episodio. Tra poco arriveremo da Tommy. Contea di Jackson. Tra pochissimo. Significa che siamo nei pressi della città di Jackson, giusto? Dovrebbero trovarsi a poche miglia da qui. Sì.
Sei pronto a vedere il caro fratellone? Sono solo pronto ad arrivarci. Sei nervoso? Ok, quindi tanti progressi anche oggi. E niente, direi che concludiamo qua. Come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, commentate qua sotto, iscrivetevi al canale e schiacciate la campanella per ricevere le mie notifiche ogni volta che posto. Lascio qua il mio Instagram, così mi potete seguire, perché posto sempre aggiornamenti sui video, lascio indizi su cosa saranno i video che posterò. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!